questo governo ha sbagliato percorso. Se prima si andava in una versione, oggi sta andando peggio. E crediamo che ci sia la possibilità di avere una società più equa, più giusta, più solidale e più inclusiva. CGIL e CISL e UIL hanno deciso di avviare una fase di mobilitazione il 13 maggio a Milano. Abbiamo chiesto una riforma fiscale che dia delle risposte alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori. Il governo ha impostato una riforma fiscale che nega la progressività e non contrasta adeguatamente l'evasione fiscale. La lotta all'evasione fiscale serve per garantire un'equità più ampia. Ci sia una risposta sulla questione salariale. Vanno presi provvedimenti che cambino il segno di questa progressiva e crescente precarizzazione. I giovani oggi sono sempre quelli più penalizzati. Cosa che ci preoccupa molto. Hanno una carriera lavorativa molto frammentata. E anche lì la reintroduzione dei voucher. Che risposta diamo al paese? Non c'è nulla, non ci sono risorse per cambiare il sistema pensionistico. I giovani quando andranno in pensione saranno sulla soglia di povertà. Per noi 41 anni di lavoro sono sufficienti. Basta morti sul lavoro. Il 13 di maggio saremo in Piazza Milano. Chiediamo la partecipazione dei lavoratori, lavoratrici, pensionati e cittadini. E vogliamo far sentire la nostra voce al governo e speriamo di essere in tante affinché la nostra voce si senta davvero forte. Appuntamento in piazza il 13 maggio, sabato alle 10.30, CGIL CISL UIL per cambiare la direzione di governo di questo paese.